Per preparare la nostra coltura batterica, partiamo innanzitutto dal preparare il terreno di coltura. Per fare ciò useremo estratto in polvere di agar, a cui aggiungeremo un mix di proteine e altre sostanze nutritive. Dopodiché aggiungiamo acqua e un'ancoretta magnetica. Fatto ciò, mettiamo tutto sul fornello a scaldare e attiviamo l'agitazione magnetica, in modo che non si creino grumi. Quando il preparato raggiunge la temperatura di ebollizione, spegniamo e lo versiamo nelle capsule Petri. Dopodiché, il preparato è pronto per il frigo. Rimarrà lì per qualche ora, fino a che non raggiungerà lo stato di gel. Passiamo ora alla fase della semina. Nella prima capsula Petri aggiungiamo dei batteri chiamati Bacillus subtilis, che abbiamo semplicemente acquistato. Per fare ciò, prendiamo un'asa da semina sterile e la intingiamo nel liquido contenente i batteri. Dopodiché, sfiorando la superficie dell'agar, posizioniamo i batteri nel gel. Per la seconda coltura preleviamo invece dei batteri passando una garza umida sulla superficie di un cellulare. Seminiamo quindi seguendo uno schema a pentagono. In questo modo sul quinto lato i batteri saranno più rarefatti e le colonie saranno più distanti tra loro. Possiamo ora chiudere le capsule Petri, marchiarle in modo da poterle riconoscere ed infine portarle nella stufa, che le manterrà ad una temperatura favorevole alla moltiplicazione dei batteri. Dopo qualche giorno i batteri si sono moltiplicati e la colonia è pronta. Preleviamo quindi dei batteri, li poniamo su un vetrino, aggiungiamo del blu di metilene ed eccoci pronti per osservarli al microscopio.